ragazzi, allora questa intro velocissima senza webcam è perché stavo registrando di fila tutti gli episodi, quindi ovviamente non ho avuto tempo perché il draft è avvenuto subito dopo l'incontro dell'ultimo episodio. Spero che vi piaccia questo video perché è un video veramente importante, un punto di svolta per la mia carriera, ovviamente l'NBA draft, quindi non vi trattengo oltre, buona visione, bella! Good evening and welcome to the NBA draft. Giorno del draft! Oh. With the first pick in the NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Ma dovevo essere scelto per primo io, vabbè. With the second pick in the NBA draft, Ti prego, fammi andare ai Lakers. select D'Angelo Ah. Russell from The Ohio State University. With the third pick in the NBA draft, Philadelphia, ecco, questa magari non ci terrei a essere scelto, diciamo così, bravissimo. JaVale McCord from Duke University. With the fourth pick in the NBA draft, the New York Knicks select Your Knicks, Kristaps Porzingis from Lettoni 2-16, sti cazzi. With the fifth pick in the NBA draft, the Mario Hezonja. Mario Hezonja from Dubrovnik. Dai ragazzi, vediamo di non scivolare troppo in basso in sto draft, su. With the sixth pick in the NBA draft, the Ma chi è questo? Davanti a noi è stato scelto questo qua. Vabbè. With the seventh pick in the NBA draft, the Emmanuel Mudiay. Emmanuel Mudiay from Dallas, Texas. With the eighth pick in the NBA draft, the Detroit Pistons select Stanley Johnson. Ah, Frank Kaminsky, colui che abbiamo battuto nella finale del college. Georgetown, Giovanni Musi, al 13 signori, Phoenix Suns, belli, belli, mi piacciono i Phoenix Suns. Tanta roba. Tanta roba, tanta roba questi Phoenix Suns, signori. Ma che occhialini, che classe, signori, che occhialini, mamma mia. Frequency Vibrations! Poi perché mi devo chiamare così? Non lo so, però è carino, dai. Wow. Wow. This is bananas. Take your time, baby. Thanks, mom. Okay, so I first want to thank everyone who made this possible. Mom, dad, I couldn't have done this without you. I'd like to thank my lady Yvette,
My dude, Vic. Dai calmo, dai, non fammi fare brutte figure, su. He's like my brother. Oh gosh. And also want to thank my sister, Cece, who is also my manager. Swish, love you. I love you more. And my agent, Mr. Don Pagnotti himself. You're the man, baby. You're the man, baby. Some questions now. Yes, ma'am. How did you get the nickname Freak? A lot of people don't know this, but Freak is short for my very first nickname, Frequency Vibrations. Yeah, true story. I like to introduce our mother so she could tell it. Go ahead, you know, mama. Tell her, mama. Yeah, mama. Come on, mama. Oh, get her, mom. Thank you, everyone. Frequency and Cece are fraternal twins. And so when I was pregnant... Ah, siamo gemelli, okay. ...jumping around all the time. So my husband, Pete, put headphones on my belly and played reggae music. Hence the name Frequency Vibration. Ah, che figo. How did you know who was kicking? A mother knows. A mother always knows. Are you ready for a photo op? Yes. Eccoci qua, ragazzi. È Phoenix Suns. Senza numero, però va bene lo stesso. Frequency Vibration. Thank you all for coming. We will be available for one-on-ones in the back. Good job. Well done. Congratulations, sir. Mamma mia, si spacca oggi, signori, eh. Eccoci qua, ragazzi. Siamo tornati, siamo stati scelti al draft, quindi spettacolo. Spettacolo, spettacolare alla 13 dai Phoenix Suns. Sono molto contento perché i Phoenix Suns, fino a prova contraria, non dovrebbero, anzi, hanno venduto Gerald Green, quindi non dovrebbero avere nessuno alla piccola di così grande spessore da rubarci troppi minuti nella prima stagione. Quindi speriamo bene, ragazzi. Già non vedo l'ora di giocare il prossimo episodio. Quindi, signori, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Un commento per dirvi cosa ne pensate dei Suns o cosa ne pensate della mia posizione al draft o altre cose. E ci vediamo nel prossimo episodio.